un protocollo congiunto tra Regione Toscana e autorità palestinese per rafforzare il sostegno al settore acque e acque reflue. È quanto ha chiesto il ministro Mazen Ghanem, presidente della Palestinian Water Authority, nel corso della visita toscana della delegazione palestinese che, dopo un incontro in giunta regionale, si è recata nella sede dell'autorità idrica toscana per discutere i primi punti del protocollo che servirà a organizzare la formazione della governance palestinese sul tema dell'acqua. Dobbiamo andare avanti con questo progetto che è partito l'anno scorso. Per ora è stata solo di un'assistenza tecnica, ma contiamo di sviluppare con una formazione rivolta soprattutto ai pubblici amministratori per spiegare come abbiamo superato noi gli stessi problemi che loro stanno incontrando qualche anno dopo, e quindi mettere a frutto la nostra esperienza allo scopo di favorire lo sviluppo della Palestina. Oggi c'è stata un'importante dimostrazione di volontà sia da parte del ministro palestinese che dell'assessore regionale, per cui ora dovremo dare le gambe a questo accordo e svilupparlo e dettagliarlo in tutti gli aspetti particolari.